al via anche nella nostra regione alle prenotazioni per gli over 40 che da oggi potranno fissare la data per la vaccinazione anti-Covid. L'Abruzzo è al sesto posto in Italia per numero di vaccinazioni per 100.000 abitanti, dietro di noi anche importanti regioni come Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio. La regione è pronta anche a recepire il piano del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e si prepara alla somministrazione di massa a partire da metà giugno. Da oggi gli over 40 e devo dire che già dalle prime ore abbiamo gli slot che si sono riempiti, per cui questo dimostra che c'è grande voglia di vaccinarsi. Noi abbiamo aperto fino ad oggi 68.000 slot e 32.000 per quanto riguarda gli over 40, ma devo dire che, ripeto, c'è stato già una grande adesione, ma non avevamo dubbi. È chiaro che adesso la vaccinazione entra nel vivo con numeri sicuramente più importanti e con categorie anche più facili da vaccinare, perché parliamo insomma di persone sempre, di cittadini sempre più giovani. Poi aspettiamo il mese di giugno quelle che saranno le terminazioni del generale, ma insomma se dobbiamo arrivare a settembre o fine di agosto a settembre per raggiungere l'immunità di gregge, è chiaro che adesso la vaccinazione deve accelerare, ma insomma noi siamo pronti perché abbiamo dimostrato in più di un'occasione di saper seguire quello che il generale Figliuolo ci indica, ma anche di superarlo abbondantemente, come è successo nella giornata di ieri, dove abbiamo vaccinato circa 600 cittadini oltre la soglia. Per il mese di giugno arriveranno tanti vaccini, soprattutto Pfizer. Già dalla prima consegna del 3 c'è un aumento importante di oltre il 60% di vaccini Pfizer. Continuano le consegne di Johnson & Johnson in numeri anche maggiori, ma parliamo sempre di numeri piccoli, però si conferma Moderna e continua ad arrivare AstraZeneca, sulla quale, come abbiamo visto in Italia, insomma si organizzano degli Astra Day, perché insomma su questo vaccino si sta lavorando in questo modo, che credo sia un buon modo di lavorare. Sugli over 80 ci sono ancora problemi? Ma abbiamo davvero proprio la coda, che è poi la più dura da smaltire, soprattutto su quelli che sono i domiciliari, però abbiamo messo in campo davvero forze importanti anche a livello regionale. Sono arrivate diverse squadre dell'esercito e dei carabinieri, soprattutto nelle zone più impervie del territorio regionale, e quindi si sta lavorando anche su questo.